Buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianetologi Reporter. Parleremo quest'oggi di antimafia, o meglio, vi presenteremo L'arte uccide la mafia con il gruppo Our Voice, un gruppo di giovanissimi che sta girando tutta l'Italia per denunciare questo cancro mafia che abbiamo nel nostro paese. E quindi ci saranno delle interviste precisamente a Giorgio Bongiovanni, direttore della testata Antimafia 2000 di Palermo, a seguire Cristian Sergo, consigliere regionale Movimento 5 Stelle del Friuli Venezia Giulia, poi ancora i ragazzi di Our Voice. Concluderà alla fine una considerazione di Mara Testasecca dell'associazione Funima International che sta seguendo il gruppo di Our Voice. Dunque, tutti i nostri servizi. Noi ci vediamo la prossima settimana. In Sicilia, l'andrangheta in Calabria, la camorra in Campania o come la sacra corona unita nella Puglia. I veri mafiosi sono coloro che possiedono il potere e comandano la nostra nazione. Abbiamo il direttore Giorgio Bongiovanni, che ringrazio, il direttore di Antimafia 2000. Ci sono poi rappresentanti delle associazioni che si occupano di mafia e antimafia nella nostra regione. Abbiamo Andrea Verzozzo delle Agende Rosse, che ovviamente ringraziamo, e anche Francesco Cautro di Libera Fuji. Qui sul palco c'è anche Mattias Lucas Buffanti e la nostra Sonia, che aiuterà anche nella traduzione. Mattias è un ragazzo argentino e quindi ci diranno poi di cosa si occupano, cos'è Our Voice, e poi ci spiegheranno quello che lo aspettate. Indifferenza indica una mancanza di volontà, la volontà di combattere ogni tipo di ingiustizia, la volontà di dire la propria anche quando la massa è contraria, la volontà di difendere quei valori per cui molti hanno lottato. È un posto pericoloso il mondo, non tanto perché c'è chi fa il male più attorno, ma perché c'è chi lo guarda e non dice una parola. E se una persona soffre, la lascia da sola. Giorgio Bongiovanni, direttore della testata antimafia2000.com. Ecco, ti chiedo una tua opinione su questa iniziativa qui a Palmanova, dove c'è uno spettacolo che parla di arte contro la mafia. Ci puoi spiegare? Sì, L'arte uccide la mafia è un titolo straordinario di uno spettacolo di un gruppo di giovani che si fa chiamare Our Voice, è internazionale, dove attraverso lo spettacolo, la recitazione, il canto, ricordando i martiri della mafia, da Peppino Impastato a Falcone, Borsellino, il generale della Chiesa, eccetera, 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 manifestano attraverso l'esibizione del ballo, del canto e quindi della cultura la lotta contro la mafia. È bello che giovani dai 4 anni ai 18 anni e anche di più prendono queste iniziative, quindi io sono qui per dare testimonianze e anche per divulgare attraverso Antimafia 2000 queste iniziative importantissime. Ecco, si parla in questi periodi di trattativa mafia-stato. A volte a me mi viene da dire: ma stiamo scherzando, eppure questa è la realtà che vive l'Italia. C'è un processo a Palermo che pochi seguono, Antimafia 2000, e pochi altri giornali, pochissimi nazionali, seguono questo processo, dove il pubblico ministero Nino Di Matteo, insieme al pool cosiddetto del processo trattativa mafia-stato, cioè Roberto Tortaglia, Vittorio Teresi e Francesco Del Bene, conducono questo processo come accusa contro uomini di Stato, ministri, ex generali dei Carabinieri, personaggi importanti di quell'epoca, 92-93, e i capi mafia, quelli che ancora oggi, come Riina, e Provenzano purtroppo è deceduto, fino a prova contraria, sono i capi della mafia. C'è anche Marcello Dell'Utri, il fondatore del partito più importante del nostro paese degli ultimi 20 anni, Forza Italia, che è già in carcere per mafia e che è imputato anche in questo processo. Ora,
come mai, faccio domande, il pubblico ministero di Matteo, proprio lui, è condannato a morte dalla mafia, con lettere anonime, con dichiarazione di pentiti. Lo stesso Riina in carcere è stato intercettato che vuole uccidere Di Matteo. Quindi ci sono interessi altissimi per coprire ancora una volta la verità sulle stragi e speriamo che questo processo finalmente possa dare luce a una parte di quei misteri italiani che ancora nascondono la verità sulle stragi, soprattutto quella di Capaci e di Via D'Amelio e delle cosiddette bombe del continente del 93. Senti, in conclusione noi ti do anche del tu perché siamo un po' colleghi, diciamo, oltre che ti conosco da tempo, ma non si spiega una cosa, come mai quando ci sono le conferenze proprio con quel magistrato che tu hai nominato c'è la grande latitanza dei mass media, cosa ne pensi? Possiamo ecco, denunciare questa cosa in questa occasione? Perché molti mass media, non tutti per fortuna, cito uno Il Fatto Quotidiano che è obiettivo e che segue anche il magistrato Di Matteo come altre verità indicibili, ma a parte Il Fatto e qualche articolo sporadico di Repubblica o del Corriere della Sera, ma poco, molto poco, la stampa è nelle mani dei cosiddetti poteri forti, la stampa è controllata da quel sistema di potere che non vuole la verità delle stragi del nostro paese, quindi normalmente magistrati come Di Matteo e altri vengono ignorati, se non derisi. Quindi in ultimissima le prospettive della tua testata antimafia2000.com, a breve ci sarà anche purtroppo la ricorrenza della strage di Via D'Amelio. Sì, noi il 17 luglio faremo un grande convegno dove abbiamo invitato appunto Di Matteo e altri importanti magistrati e giornalisti come Saverio Lodato, Maurizio Torrealta, per dare un contributo sempre alla ricerca della verità. Ti ringrazio per il lavoro che stai facendo, che non è poco, e niente, a presto e buon lavoro. Grazie a te e auguri, a presto. Dunque, qui a Palmanova incontriamo anche colui che rappresenta il Movimento 5 Stelle, questa potremmo anche dire un po' alternativa politica in questo paese. Vedo che state promuovendo una manifestazione molto importante, si parla di antimafia. Ecco, innanzitutto, come è nata questa idea? Ma noi già da un paio d'anni abbiamo cercato di accendere i fari su quelle che sono le infiltrazioni mafiose anche nella regione Friuli Venezia Giulia. Tante volte nella nostra regione si sente dire che la mafia non esiste. Noi diciamo che qualche problemino ce l'abbiamo, viste anche le indagini, i sequestri che abbiamo avuto anche di beni nella nostra regione, però comunque abbiamo voluto proporre un testo di legge che è stato approvato lunedì scorso dal Consiglio regionale all'unanimità e di fatto la possiamo chiamare la prima legge antimafia della regione Friuli Venezia Giulia. Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo risultato, è un primo passo, come sempre noi diciamo che vogliamo prevenire anche fenomeni di contrasto anche alla criminalità organizzata e vogliamo fare prevenzione, vogliamo che se ne parli all'interno delle scuole, vogliamo che ci sia anche un movimento culturale alla base di tutto questo ed è il motivo per cui abbiamo anche voluto fortemente questo spettacolo quest'oggi qui a Palmanova. Ecco, un'ultima cosa, le chiedo, secondo lei questo cancro mafia che purtroppo l'Italia quasi si può dire da sempre sta portando avanti, cioè lo ha proprio addosso, si potrà debellare? Lei cosa ne pensa? Ma è chiaro che è difficile perché sono tantissimi anni che ovviamente la mafia c'è, è penetrata ormai nella nostra società. E noi crediamo che parlandone, spiegando anche ai cittadini quali sono i pericoli, anche di fare determinate azioni, mettersi nelle mani di qualcuno che magari all'inizio sembra dare una mano ma che invece poi porta a tutti altri effetti e conclusioni, sia veramente il modo giusto per affrontare questo tema. Come detto, noi per quello che possiamo fare, quindi per quelle che sono le competenze regionali, abbiamo cercato di fare una legge che vada in questa direzione. Poi è chiaro che tutto sta in mano alle forze dell'ordine, alla magistratura, che stanno facendo un grande lavoro, cosa che noi cerchiamo in qualche modo di sostenere.
appena incontriamo anche alcuni dei componenti del gruppo Our Voice. Iniziamo con Sonia Bongiovanni, piacere di poterti intervistare per la prima volta. Come è nato questo gruppo e perché? Allora, Our Voice è nato dalle nostre idee, dalle idee di tanti giovani che si sono uniti per un solo obiettivo. Quindi noi vogliamo lottare contro le varie ingiustizie di questo mondo che secondo noi sono tutte collegate tra loro e fanno capo ad un solo potere criminale. E vogliamo fare questo attraverso l'arte. L'arte, ogni tipo di arte, l'arte del canto, del ballo, della recitazione, il disegno, perché secondo noi l'arte può smuovere le coscienze, anzi smuove le coscienze e soprattutto di molti giovani che sono il nostro obiettivo principale, quello di poter unirci insieme a più giovani possibili di qualsiasi parte del mondo che condividano le stesse idee nostre e gli stessi valori. Facciamo parte anche di... Noi abbiamo Our Voice nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia e in Sud America sta in Argentina e in Uruguay e attraverso questo gruppo, appunto, oltre l'arte andiamo nelle piazze a parlare di ciò che siamo, di quello che facciamo, cercare di svegliare un po' le coscienze soprattutto dei giovani, e vogliamo anche soprattutto in Sud America svolgere piccoli aiuti umanitari a bambini e gente bisognosa. Voi siete nati su questo pianeta, vi siete trovati davanti a una situazione terribile, cioè un cancro mafia, e quindi giustamente voi vi domandate perché, vero? Sì, certo, noi oggi ci ritroviamo in una situazione molto critica. Se va avanti così la società si autodistrugge, il mondo si autodistrugge, quindi noi vogliamo fare il possibile, quello che possiamo, per appunto espandere i nostri valori a più giovani possibile, a più gente possibile, per dire che ancora non è tutto perduto. Sicuramente non cambieremo il mondo, perché è quasi un'utopia poter dire cambieremo il mondo, però solo riportando alla luce quei valori della libertà, della verità e della giustizia, dell'amore, potremo sentirci liberi davvero, davvero. Se tutti facessero così, ecco che le cose andrebbero molto meglio. Questo che hai detto è una cosa veramente importante, anzi importantissima. Grazie Sonietta, una battuta adesso. Magari proprio tu ci presenti chi hai qui vicino. Vedo alla tua destra, cioè abbiamo anche, io lo conosco già, Mattia Guffanti. Allora, Mattias, anche in America Latina, perché tu provieni da lì, c'è questo problema della mafia. Sí, la mafia es sobre todo un problema internacional, es un sistema criminal integrado que está conectado a diferentes problemáticas. No sé si Sonietta quiere traducirme, si no lo digo en español. Sí, sí, capito, sí, c'è questa, hai voluto dire, c'è questa identica problematica come in Italia. Esattamente. Abbiamo anche te, ti conosco, ma diciamolo per i nostri telespettatori, anche ascoltatori, per coloro che poi ascolteranno alla radio questo programma, come ti chiami? Allora, io sono Beatrice Boccali. E rappresento il nuovo gruppo di Our Voice Friuli. Quindi abbiamo un Our Voice anche in Friuli Venezia Giulia. Certo, anche in Friuli c'erano tantissimi giovani che sentivano la necessità di fare qualcosa di pratico, che non gli bastava più soltanto lamentarsi o vedere intorno a sé tante cose negative, tanti problemi in questa società, nel nostro paese, ma anche a livello globale. E quindi ci siamo uniti con la volontà appunto di fare qualcosa, di portare magari appunto nelle scuole spettacoli, oppure di realizzare disegni, di realizzare video, qualsiasi forma d'arte va bene, come diceva Sonietta, per denunciare le problematiche di questa società e di questo sistema. State dando veramente un ottimo esempio, grazie a voi tutti. E un ultimo commento, però lo possiamo
far dire da una persona che è nota anche ai nostri telespettatori, che è Mara Testaseca, tra altre cose, è vero, ecco, vedo che già ridete perché lei non se l'aspettava, è un fuori programma, ma adesso io la inquadro. Allora, Mara Testaseca, dopo, anche con te dopo un po' di tempo, ecco, ho l'occasione di ritrovarti. Tu oltretutto rappresenti anche Funima International, questa è un'importante associazione culturale che lavora a favore dei bambini, e qui abbiamo dei bambini o comunque dei giovanissimi che stanno dando un contributo contro la mafia, penso che non è poco. Ecco, una tua opinione così in conclusione di questo nostro approfondimento. Ma quando hanno iniziato questi ragazzi, che si chiamano appunto, è un movimento, è diventato proprio un vero e proprio movimento culturale giovanile, quando 3 anni fa hanno iniziato sembrava un gioco, ma qualcuno si è accorto fin da subito che gioco non era, perché ciò che rappresentano, ciò che cantano, ciò che ballano è basato su storie vere, storie di persone che hanno dato la vita per i valori della giustizia, servitori dello Stato, servitori giornalisti, uomini della magistratura, e loro li raccontano, e li raccontano con questo spettacolo che è una delle loro creazioni più importanti, che è L'arte uccide la mafia, che oggi vedrete qui a Palma Nova, e loro le raccontano alla loro maniera, che anche fa male, è come un cazzotto nello stomaco, però è la pura verità, non hanno inventato niente, solo che detto, cioè la denuncia che passa attraverso questi ragazzi e l'appello che fanno alle nostre generazioni e ai politici è un appello veramente serio che deve farci riflettere tutti. Come diceva prima Sonia, non hanno la pretesa di cambiare il mondo, ma io li seguo attentamente e vedo che il movimento sta crescendo a vista d'occhio, e questo può far male, ma è la verità. Anche a te, guarda, ti dico, e concludiamo così, va tutta la nostra più profonda stima, buon lavoro e a presto. Grazie a tutti, grazie a tutti.